L'invidia è una brutta bestia, ma non sappiamo se c'è di mezzo l'invidia nelle problematiche di definizione di quali siano stati gli artisti e gli architetti che si sono occupati della realizzazione di Villa Giulia. Ci sono molti dubbi al riguardo e alcune delle fonti in nostro possesso questi dubbi li alimentano invece di scioglierli. In particolare, una delle fonti più importanti per la ricostruzione della storia architettonica e artistica di Villa Giulia, Giorgio Vasari, ci crea più problemi di quanto sembri a prima vista. In un passo delle sue vite dice: «Impero che, bisognandomi essere continuamente alla voglia di quel pontefice, era sempre in moto, ovvero occupato in far disegni d'architettura, e massimamente essendo io stato il primo che disegnasse e facesse tutta l'invenzione della Vigna Giulia, che egli fece fare con spesa incredibile, la quale, sebbene fu poi da altri eseguita, io fui non di meno quelli che misi sempre in disegno i capricci del Papa, che poi si diedero a rivedere e correggere a Michelangelo». E Jacopo Barozzi da Vignola finì con molti suoi disegni, le stanze, sale ed altri molti ornamenti di quel luogo. Ma la fonte bassa fu d'ordine mio e dell'ammannato, che poi vi restò e fece la loggia che è sopra la fonte. Ma in quell'opera non si poteva mostrare quello che altri sapesse, né fare alcuna cosa per il verso, perocché venivano di mano in mano a quel Papa nuovi capricci, i quali bisognava mettere in esecuzione. Insomma, non doveva essere un personaggio facile Giovanni Maria Ciocchi del Monte, sia prima di diventare pontefice che dopo la sua assunzione al soglio pontificale, sul finire del 1549 e poco prima di andare a Roma, al concistoro che lo avrebbe eletto, aveva proprio incontrato Vasari, ce lo racconta pochi passi prima di quello che vi ho letto, e nell'incontrarlo aveva una certa consuetudine, perché il Ciocchi del Monte era originario di Monte San Savino, la sua famiglia possedeva tutto quel paese, un palazzo monumentale, uno dei suoi zii era stato segretario apostolico, aveva posto le basi per la fortuna del cardinale, che era così sicuro che sarebbe stato nominato pontefice, da dire al Vasari: preparati, io sto andando a Roma e ne uscirò sicuramente Papa. Ma alle mie spalle avete visto un'iscrizione, quella che abbiamo scelto per l'episodio di questa settimana di Etruscopri, è l'unico elemento certo che abbiamo rispetto a chi ha fatto cosa. Se seguite nel racconto, spostandovi sul canale Etrus Channel, scoprirete come prosegue la nostra storia. Vasari incontra il futuro Papa tra Firenze ed Arezzo. Si trovava quindi in un paesaggio dominato dall'Arno, il fiume delle terre di cui il Papa era originario, ed è il fiume che è qui riprodotto con un leone e una cornucopia in uno dei pochi elementi decorativi scultorei che sopravvivono dell'originaria allestimento scenografico che caratterizzava Villa Giulia. Ma eravamo partiti dall'iscrizione di Ammannati. Forse Bartolomeo, architetto fiorentino, aveva capito che per vedersi riconosciuta la realizzazione di un'opera che sapeva essere unica, doveva lasciare il suo nome. E oggi questa sua iscrizione, realizzata su uno dei pilastri del Ninfeo, è l'unico elemento sicuro a fronte di quanto la critica storico-artistica ha poi avuto modo di delineare rispetto a quella che è l'evoluzione architettonica di Villa Giulia. Sì, perché Vasari attribuisce a se stesso tutta l'invenzione della villa, comprensiva del Ninfeo. Dice chiaramente che poi dové lasciare questo lavoro. Vasari aveva realizzato per i Ciocchi del Monte anche la loro
cappella sepolcrale all'interno della chiesa di San Pietro in Montorio, aveva realizzato altre opere, ma poi nel 1553 aveva dovuto lasciare questo cantiere che già comunque vedeva altre figure impegnate. Oggi la critica è abbastanza concorde nel ritenere che la facciata, il casino, il corpo centrale della villa, oggi sede appunto delle esposizioni del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, fosse stato realizzato dal Vignola, ed è altrettanto concorde nel ritenere appunto che il Ninfeo sia prevalentemente opera di Ammannati. È un po' più difficile invece essere concordi sul ruolo che Vasari attribuiva a se stesso. Ma in tutto questo ci aiuta lo stesso Ammannati, che oltre ad aver scritto il suo nome sul pilastro che avete veduto prima, ci racconta in una lettera indirizzata al Benavides, un nobile cittadino di Padova con il quale aveva collaborato ancor prima di realizzare Villa Giulia, ci racconta quello che la villa era e soprattutto quello che la villa avrebbe dovuto essere, perché nei frenetici anni in cui fu realizzata, dal 1550-51 fino al 1555, quando Papa Giulio III muore prematuramente, i ripensamenti furono così tanti da rallentare un'opera che comunque fu realizzata in tempi straordinari e che oggi, come vedrete in questo brano della descrizione, non è in grado di darci l'idea di quanto fosse in origine complessa e articolata. Tutte le nicchie e tutti gli spazi che sono intorno a me erano popolati da sculture, da marmi colorati, erano dipinti. Oggi il candore in cui Villa Giulia ci appare non è quello originario. Scrive Ammannati pochi anni dopo la morte di Papa Giulio questa lettera a Benavides. Conoscendo il bellissimo animo vostro, eccellentissimo Messer Marco, dilettarsi di vedere e di intendere cose nuove e virtuose, sarei molto mancato nel mio debito se non vi avessi particolarmente, con una mia, dato avviso, in quel più breve modo a me possibile, della bellissima e ricchissima fabbrica fatta nella Villa Giulia, dalla santissima memoria di Giulio III, Pontefice Massimo. E perché Vostra Eccellenza la veggia prima con l'immaginativa che col senso, cercherò a parte per parte fargliela vedere, ma non così bene e per ordine con la penna come farei col disegno. Ed effettivamente la descrizione che l'Ammannati fa in questa lunga lettera non è facilissima da interpretare, nemmeno per chi come me trascorre più di 10 ore al giorno in questo magnifico luogo, ma forse la descrizione più puntuale fra tutte è proprio quella del Ninfeo, il capolavoro di Ammannati che gli viene in parte riconosciuto anche dal Vasari, nonostante Vasari attribuisse a se stesso l'invenzione. Seguiterò il darvi avviso della fontana secreta e della loggia tanto ricca quanto bella. Notate, secreta, cioè segreta, perché effettivamente si nasconde allo sguardo. Chi entra dallo straordinario portale di Villa Giulia intuisce tutto quello che segue, ma non può immaginare questo incredibile salto di quota che era animato dalla presenza dell'acqua vergine, l'acqua dell'acquedotto realizzato da Augusto e legato alla memoria di una vergine che avrebbe dato l'indicazione di dove era la sorgente. Che entrando per la porta di misti gialli si vede ed ivi per la lucidezza dei misti vi si specchia chiunque v'arriva, come state facendo voi. Però sentite, il verde, il giallo, i misti sono i marmi colorati che la abbellivano. Vi sono adunque 14 colonne,
quattro di mistio verde, l'altre di vari colori, ma sempre due compagne. I loro capitelli sono tutti intagliati e d'ordine ionico per rispondere al cortile che è nel medesimo piano. Tra una colonna e l'altra vi sono quattro porte di marmo doppie e per due s'entra in due camerotte fatte per comodità di detta loggia. Sta descrivendo la loggia, non ancora il ninfeo, dove ho l'onore di avere il mio ufficio e dove è ospitata la segreteria del museo di Villa Giulia. All'origine questa loggia era non aperta come lo è adesso, ma tamponata ai due lati con marmi policromi e l'unico elemento aperto era quello centrale, proprio per favorire il traguardo dello spazio. In ciascuna camera vi è una tavola di mistio verde con un fregio di marmo bianco, piene di vari misti. Le altre due porte conducono a due scale che vanno da basso ad un altro piano verso la fontana. Sono le due porte che danno accesso alle scale semicircolari che portano al piano in cui mi trovo io. Pur in detta loggia vi si vede un parapetto di balaustri di marmo mistio fatto per comodità di chi vuole vedere da basso, si bene accomodato che ne impedisce le bellissime colonne di misti verdi. Sta indicando questa seconda elemento. La volta è di stucchi e di pittura con oro, tanto ricca e di figura e di rilegamento tanto bella quanto si possa vedere, ed è accompagnata la pianta, le colonne e i divani delle porte insieme con ogni altra cosa. Nelle lunette verso i muri vi sono sette ritratti di imperatori di bronzo, antichi e bellissimi. Non c'è più traccia di tutto questo, statue di bronzo, statue di marmo, originali antichi o riproduzioni moderne. Dopo la morte di Papa Giulio vennero, alcuni anni dopo, sequestrate letteralmente perché si scoprì che il Papa aveva impegnato denaro pubblico della Chiesa per realizzare la sua residenza di piacere privato, e queste statue, sia quelle di marmo che quelle di bronzo, vennero collocate nel cortile del Belvedere dei Musei Vaticani, che oggi è ornato di molte opere antiche provenienti originariamente da Villa Giulia. Uscito dalla loggia e scendendo per le due scale dette di sopra, s'arriva in uno spazioso e comodo piano lastricato di travertini, nel quale vi sono quattro platani dalla banda circolare che fanno un bellissimo vedere e molto rallegra la vista il verde fra quel bianco, ed è utile per l'ombra al mezzogiorno, più o meno l'ora in cui stiamo registrando questo video, quindi immaginate quattro platani dal lato circolare che servivano ad accrescere l'effetto di verde della villa, in modo da arrecare anche frescura nelle ore più calde del giorno. Su questo medesimo piano vi è un parapetto di pilastri e cartelle e balaustri rilegati che fanno sponda ad un altro piano più a basso dove è un'acqua continua e bella. All'incontro dei detti pilastri del parapetto vi sono altri pilastri pieni di intaglio, in alcuni trofei al modo antico, in altri ellere, in altri viti e in altri foglie d'oliva, ciascuno al proposito della figura che è nel nicchio ivi accanto, e sostengono un cornicione d'opera dorica tutto intagliato con le sue metope e triglife, e sono 10 nicchi ornati di stucchi e pieni di statue antiche. I nomi sono questi: la Fede, Minerva, la Concordia, due muse e due fauni e Bacco, e in due grandi, nell'uno l'Arno, nell'altro il Tevere. In questo medesimo piano vi sono due belle loggette, l'una all'incontro dell'altra e riccamente ornate di stucchi con figure e festoni a bellissime fogge, con 5 quadri. In quel di mezzo vi è l'Istoria dell'Acqua Vergine in quel modo che la recita Frontino, qui alle mie spalle. Negli altri le quattro stagioni dell'anno, la cosiddetta Sala dello Zodiaco. Ed in ciascuna facciata di detta loggia vi è un nicchio grande in mezzo a due piccoli. Nel grande Ercole, negli altri Mercurio e Perseo. Vi sono all'incontro tre
altri nicchi simili a questi. Nel maggiore Cerere, negli altri Apollo e Giacinto, all'incontro dell'entrata nel grande vi è Venere, nei piccoli Adoni e Cupido. So che vi siete già persi, anch'io mi sono perso, nel immaginare quanto non è più disponibile alla nostra vista. Ognuna di queste statue aveva un profondo significato simbolico. Nulla veniva collocato a caso, come le uniche due statue superstiti originali, l'Arno e il Tevere, i due estremi che rappresentavano il potere politico. Arno, dove aveva i suoi possedimenti, e quello spirituale e religioso, Roma, dove Giulio III era diventato pontefice. I pavimenti di dette logge sono dinvetriati di vari colori e con gruppi rilegati, e per due scale che hanno principio sotto una di queste loggette, la nostra Sala dello Zodiaco, si scende nell'altro ultimo piano, dal quale si vede l'estremo della bellezza di tutta questa fabbrica. Sì per la quantità di marmi e statue antiche e misti, sì per la bellissima acqua vergine, acqua che dovete immaginarvi che sgorgava in modo molto più forte di quanto fa adesso. E il mosaico che oggi vedete al centro è stato qui collocato solo nel corso del Novecento, in seguito agli scavi compiuti dalla soprintendenza. Questo piano, se io non lo disegnassi in carta, con parole non lo potrei così bene esprimere come si converrebbe alla sua bellezza, e tanto più essendo pianta variata e nuova invenzione. Ammannati riconosce l'importanza di questa nuova invenzione che non a caso Vasari attribuiva a se stesso. Fra le altre cose vi sono quattro putti di marmo antichi, con urne in spalla, che versano acqua, cosa molto bella e rara, ma il pavimento assai più ricco degli altri, e i nicchi molto più adorni, e le figure assai più belle e in maggior copia, rendono maraviglia e vaghezza a chi le vede insieme con l'ornamento, e risalti assai più che in alcun'altra parte, per essere questo il luogo principale, e di qui vi vedesi il tutto, e ben si può dire che questo sia il punto della prospettiva, il che significa che tutta Villa Giulia è stata costruita intorno a questo punto che è l'asse prospettico sul quale si è realizzato questo capolavoro unico, che si può apprezzare soltanto venendolo a vedere dal vivo o magari abbonandosi al nostro museo, in modo tale da conoscerlo in tutti i suoi dettagli, in tutti i suoi particolari, che perlomeno a me, che lo vivo ogni giorno, non smettono mai di stupirmi.